Dunque, il narcisista piace veramente alle donne? Rispondiamo in questo video. Non so se ti ricordi, ma un po' di tempo fa avevo fatto un video su Fabrizio Corona, insomma, una sua scena di flirting in TV. E uno dei commenti, o meglio, in uno dei commenti, uno di voi mi dice: non tutti i problemi psichiatrici, qui in realtà lui si riferisce al disturbo narcisistico di personalità, sono dannosi per le donne. Anzi, un disturbo di personalità narcisistica come il suo avrà tanti difetti, ma con le donne ti fa andare alla grande. Lo invidio. Meglio avere una malattia da eccesso di sicurezza come la sua che essere un insicuro cronico. Allora, quindi, questi narcisisti sono veramente attraenti per le donne? Cerco di approfondire in questo video e nonostante citerò anche fonti psicologiche, in realtà in questo video vedrai che mi concentro un po' più sulla pratica, nel senso che, come diceva Nick Krauser, in 15 anni i pick-up artist hanno capito di più riguardo alle dinamiche uomo-donna di quanto non abbia fatto da sempre la psicologia evoluzionistica, e chi più ne ha più ne metta, perché siamo stati in grado di fare dei, tra virgolette, esperimenti che un dottore, un professore non potrebbe fare perché non sarebbero ritenuti etici, e io in questo senso mi trovo sia in accordo che in disaccordo. Quindi oggi ti darò la mia personale visione della cosa: perché il narcisista è attraente, perché no, quando sì, quando no. Quindi questo è un video, ripeto, in cui, nonostante faccio dei riferimenti psicologici, in realtà vedrai che ci sono delle considerazioni personali che io ho visto nel mondo reale. E quindi, se stai attento fino in fondo, poi questo video non si concentra solo sul perché o sul per come, ma ti dà una direzione in cui muoverti per essere più efficace con le donne. Allora, per prima cosa lascio la parola al dottor David Bass, che è uno psicologo evoluzionista, che ci spiega, tanto per iniziare, cosa ci dà quella che insomma è la sua definizione di narcisista, che io trovo, ho selezionato questa perché la trovo piuttosto pratica per quelli che sono i nostri obiettivi. So the dark triad, I think this was originally named by one of your Canadian psychologists, Bill Hawes, UBC. And the dark triad originally was narcissism, masculinism, and psychopathy. So where narcissism is typically marked by a sense of grandiosity, a sense of entitlement. They think they're the most intelligent, the smartest, the most attractive, the most charming, the most skilled, etc. Or in the words of one of my former graduate students, they think they're hot, but they're not. So, ok, quindi in buona sostanza, come vedi, hanno il narcisista diversi tratti che sarebbero, diciamo, suggeriti anche dalla pick-up community relativamente a tratti che ti rendono attraente, no? Quindi diciamo che possiamo vedere questa cosa da ambo i lati. Da una parte hai la pick-up community che ti dice: se tu sviluppi certi tratti, in realtà le donne ti vedranno come attraente. Dall'altra invece ci sono, dei professori, dei dottori che ti possono dire: in realtà questo è attraente perché, ok? Quindi diciamo sono due cose che si vanno a concatenare insieme. Però prima di andare avanti, ti voglio fare sentire un attimo quello che dice Jordan Peterson, perché in realtà ci tornerà utile per la fine del video, cioè quando andremo a tirare le somme, o quando andrò a tirare le somme, non mi...
non pretendo di essere il portatore, diciamo, della verità assoluta su un argomento così complesso. Condivido con te solo quella che è la mia esperienza e poi sarai tu, insomma, a fare quelle che sono le tue considerazioni. Ora, quindi, riavvolgiamo e sentiamo cosa dice Peterson. Tieni presente che anche con i sottotitoli lui parla in una maniera molto complessa, è un professore, quindi si rivolge a un pubblico un attimino più elevato di quello che è il wannabe seduttore, però ciononostante non ti preoccupare perché sarò io a stringerti alla fine del suo discorso quello che interessa a noi, ok? Inflicted cost and men who could confer benefit but were capable of inflicted cost. I think you'd see winners on that side because of that free rider problem. And so, and that ties into our, what we'll discuss in relationship to the dark triad, because there's some mystery about why women seem to be attracted to these so-called dark triad traits. And I would say that they're using them as insufficient markers for the ability. Ecco, indicatori insufficienti. Segnati bene questa parola in realtà perché poi dobbiamo fare un ragionamento. To or the acquisition of status. So, and narcissists capitalize on that, right? Because a narcissist looks confident. And lots of confident people are competent. But some confident people aren't competent, but they can fool you. Yeah. Ok, in buona sostanza, quali sono i punti su cui dobbiamo concentrarci? Le donne in realtà usano degli indicatori di attrattività insufficienti per formarsi un giudizio, quindi al di là del fatto di una narrativa quasi blue pill, sì, ma tu non ti devi preoccupare se una donna ti rifiuta perché in realtà non ha tutte le informazioni per fare una scelta su di te, queste signori, come dicono a Genova, secondo me sono belinate, no? Nel senso che ci interessano poco da un punto di vista pratico. Quello che ci interessa è una donna non necessariamente fa delle scelte corrette in termini di mating, direbbero probabilmente loro, accoppiamento, che suona terribilmente in italiano, mi rendo conto, chiedo scusa se ho offeso qualcuno. E in secondo luogo, il vantaggio, tra virgolette, sleale del narcisista sarebbe relativo al fatto che il narcisista sembra competente. Noi sappiamo dalla psicologia evoluzionistica che la competenza è una delle è uno dei parametri che rendono una donna attratta da un maschio, o comunque che potrebbero rendere una donna attratta da un maschio a seconda di, insomma, varie circostanze e parametri che ora non sto a discutere qui. Ora, cosa significa questo? È altrettanto importante il fatto che lui dice che sembra competente, ma non è vero che sia necessariamente competente, ma ti può far sembrare di essere competente, ok? Pensiamo al caso di Frank Bagnale, esposto nel film Pro a prendermi con DiCaprio, in cui inizialmente non solo lui era un truffatore, ma in realtà tutta la storia oggi sappiamo che è falsa, in quanto la truffa nella truffa è stato il far credere alle persone che in realtà il Frank Bagnale della situazione avesse fatto veramente quello che noi abbiamo visto nel film, no? Ma in realtà era un truffatore di più basso calibro. Ciononostante, proprio per questa sua capacità di trasmettere competenza, che poi questa ci fosse o meno in termini di sostanza, poco importa per il ragionamento che stiamo facendo, la gente ci credeva, ok? Questo è solo un esempio, se ne potrebbero fare moltissimi. Ora, quindi, questo discorso lo riprenderemo alla fine del video perché, secondo me, loro, non avendo dell'esperienza pratica sul campo, si perdono un pezzettino dell'equazione. Ora, cerchiamo di capire, secondo la psicologia, perché le donne sarebbero attratte dal narcisista. Qui sarò molto breve perché, in realtà, la dottoressa Sforza, si concentra di più sul
perché il narcisista sarebbe attraente a lungo termine, potremmo dire, no? Cioè si concentrerà nell'articolo in quello che è l'aspetto relazionale. E tu ti puoi andare a leggere l'articolo, ma in buona sostanza abbiamo a che vedere con una persona che ha fascino, una persona che dà, ma poi sottrae validazione, che era in buona sostanza quello che suggeriva di fare Andrew Tate. Per carità del Signore, sto solo facendo una citazione, non lo sto suggerendo, altrimenti arriva la polizia anche per me. E oltre a questo ci sono i modelli appresi per l'infanzia, questo desiderio di cambiare l'altro, la paura della solitudine che porterebbe alcune donne a rimanere poi in relazioni tossiche, e manipolazione, non riuscire a uscire dal circolo vizioso, eccetera, eccetera, al che conclude con l'amare se stesso prima di tutto. Questo secondo me è corretto, cioè per quella che è la mia esperienza, ne parlerò meglio in prossimi video, prossimi podcast, ma se uno vuole entrare in una relazione, se uno si pone l'obiettivo di entrare in una relazione, dovrebbe prima lavorare su se stesso a livello psicologico, se questo è necessario, ovviamente. Certo, se uno va solo per avventure, diciamo, volute da entrambi i lati, poco importa, ma se uno vuole una relazione a lungo termine, suggerirei un altro tipo di approccio, cioè nonostante non è questo il video per parlarne, penso che ne parlerò in un podcast. Comunque, se tu vuoi andare a leggere l'articolo, puoi tranquillamente andarlo a leggere. Però ci interessa particolarmente una frase, cioè la frase che ci interessa è: all'inizio si riferisce alle persone o all'uomo narcisista, si presenta come persona sicura di sé, carismatica e seducente. È facile cadere nella loro rete. In realtà io userei in termini di game più precisamente l'espressione che ritengo più corretta: è difficile avere una prima reazione negativa che quantomeno permette di mettere un piede nella porta, ma questo è tutto un altro discorso. Ne parlo in un video più specifico sul primo approccio. In ogni caso, vediamo che ci sono questi tratti di personalità che per di più sono imparabili fino a un certo punto, che né Peterson né David Bass vanno a, diciamo, suggerire in quello che è il loro video. Ora, per quelli che sono gli interessi di questo canale, cioè come migliorare in buona sostanza con le donne, secondo me, nonostante io ultimamente mi soffermi abbastanza a parlare di psicologia, l'articolo della dottoressa è troppo, passatemi il termine, aperte virgolette, blue pill, quindi dobbiamo andare a cercare di capire quello che ci interessa lato seduzione. Allora, per prima cosa dobbiamo dire una cosa importante, cioè il disturbo narcisistico di personalità in realtà non è comune, cioè è qualcosa che riscontriamo solo nello 0,100 e l'1% della popolazione generale. Quindi in realtà nella maggior parte dei casi, quando voi vedete un video come diciamo trattare la persona narcisista, che in realtà è un video che state andando a guardare quando già siete nelle canne con qualcuno, perché la persona narcisista si è comportata così in una relazione e tutte cose su questa falsa riga, in realtà voi state andando a, come dicono gli americani, missing the forest for the tree, cioè perdervi la foresta per l'albero, nel senso che la chance più elevata è che in buona sostanza voi, in quella che è la vostra relazione, o una relazione che poteva essere sul nascere, quello che è, l'avete preso in quel posto. E quindi molto spesso quello che sta succedendo è che non vi addossate la responsabilità del fallimento della relazione, ma volete andare a cercare quella che è la colpa nell'altro, quando in realtà poi statisticamente, come vedete voi stessi, è molto improbabile che voi veramente siate incappati in una persona narcisistica. Parliamo di una possibilità su 100,
o una su 200, insomma, fate voi la matematica. Quindi, in realtà, quando vedete tutti questi video sulla persona narcisista, non, dal mio punto di vista, non vi stanno tanto aiutando a far luce su quello che, cioè su come migliorare o su come risolvere un problema, ma sono più, diciamo, video a caccia di visualizzazioni, ok? Per carità, io stesso ho colto la palla al balzo dopo quel commento per fare un video che spero faccia più visualizzazioni del solito, e ciononostante ritengo di star cercando di imprimere un po' più sostanza in questo video che nel video medio. Comunque non importa, qui passo la palla al red pillatore, perché in realtà mi trovo abbastanza in accordo con lui. Devo fare il solito disclaimer: non condono tutto quello che dice il red pillatore in questo video, in quanto purtroppo usa dei termini che non so di quando è questo articolo, del 2022, vabbè, usa dei termini che rischiano di cadere insomma o in cose come body shaming, o comunque insomma penso che avrebbe dovuto usare un gergo più pulito. Ecco, purtroppo nel 2024 bisogna stare attenti anche a questi, quindi non condono, però dice secondo me diverse cose molto interessanti. Ok, Tinder, avevo avuto una brutta esperienza con quelli che prima ancora di vederti e di scoprire se ti puzza alito o ti scaccoli a tavola già si lanciano in sperticate frasi tipo vorrei aspettarti a casa con la cena pronto e un abbraccio. Vabbè, non la suggerire, diciamo, in termini di game, ma vabbè, mai visti prima, eh? Vabbè, mi sono ripetuta come un mantra: si è aperta alla vita, esco contro voglia a cena. Potrei descrivere la serata davvero magica passata con questo tipo, poco ci importa, di quella che è la sua situazione personale. Alla nostra età sappiamo ormai cosa vogliamo dalla vita, siamo pronti a dare. Ordiniamo, condividiamo i piatti scelti, buon vino, un contesto pazzesco nel patio di un palazzo antico, a metà cena mi prende le mani, i tuoi occhi brillano di una luce meravigliosa. Sì, di nuovo una roba che non, con lei ha funzionato, per carità, ma non ritengo che la suggerirei. Comunque, c'è una gran sintonia, non era colpa del vino, giuro. A fine cena scatta il bacio, mi piace il profumo della sua pelle, passeggiamo senza meta, tenendoci la mano, fermandoci a baciarci, come se avessimo più 40 o 20 anni. Dopo mesi di buco nero sessuale, visto soprattutto come era andata la serata, lo faccio salire e fuochi d'artificio. Penso commossa che finalmente sono normale, non ci credo quasi, e faccio bene a non crederci. Continua a ripetermi quanto sono bella, quanto gli piace il mio modo di pensare. Il giorno dopo mi scrive quanto si sentiva positivo, entusiasta, carico. Poi niente, si fa sfuggevole, tipo tenere in mano un'anguilla vischiosa, sparisce, bipolare, narcisista o entrambe le cose. Allora, questa è una cosa interessante, nel senso che oramai, soprattutto il mercato americano, è pieno di donne, soprattutto nella fascia di età di questa signora, che fanno video, TikTok, tutte cose similari all'esperienza che abbiamo appena letto, ok? Ora, perché questo? Il perché lo vediamo fra un attimo all'interno del video. Quindi il rettilatore si chiede: un uomo narcisista piace davvero? Come giustamente ho appena detto io, ma io dal mio punto di vista giustamente, lui dice: il web è pieno di testimonianze femminili come quella che avete appena letto. Il copione di queste storie è più o meno sempre lo stesso. La donna incontra un uomo che le piace, tutto sembra andare bene, lei inizia a fare progetti futuri, lui ci finisce a letto, e da un momento all'altro lei si trova scaricata e piange. A quel punto va a sfogare la sua frustrazione nei gruppi Facebook, cercando solidarietà ad altre donne. Il verdetto è unanime: lui è un narcisista, talvolta più semplicemente un caso umano. Sì, concordo pienamente, nel senso che questa realtà che lui descrive, nel senso, è sotto gli occhi di chiunque voglia fare un minimo di una ricerchina. Comunque, considerato quanto sono frequenti questi aneddoti, la domanda sorge spontanea: le donne sono davvero attratte dagli uomini narcisisti?
L'autocompiacimento, il culto di se stessi, la smania di essere sempre al centro dell'attenzione offrono davvero maggiori chance di successo? In un vecchio articolo in cui discutevo sul perché i criminali attraggono così tanto le donne, ho menzionato quella che in psicologia viene chiamata triade oscura. Abbiamo parlato più volte anche su questo canale di questi temi, ho fatto anche un video sulla triade oscura, ti consiglio di andartelo a guardare, è abbastanza recente, partendo da una reaction a un video del dottor Crepaldi, però diciamo che relativamente alla triade oscura le cose sono più complicate di quanto non sembrano, come ti mostravo in quello stesso video. Ciononostante, il Red Pillatore dice c'è una combinazione di tre tratti caratteriali che da diversi studi appaiono associati a un maggior successo sessuale. Si tratta di machiavellismo si dice in italiano, psicopatia e narcisismo. C'è dunque un fondo di verità dietro l'attrazione per gli uomini narcisisti, ma la questione a mio parere è molto più complessa. Per cominciare, le persone patologicamente narcisiste sono circa l'1% della popolazione, o meno, come abbiamo visto. Statisticamente è molto improbabile che le donne che si imbattono in certe disavventure incontrino sempre solo narcisisti. Condivido pienamente, purtroppo c'è poco da dire, la matematica non è un'opinione. Viene da pensare che l'etichetta di narcisista sia distribuita con un po' troppa leggerezza, corretto anche questo dal mio punto di vista. La spiegazione più ovvia, a mio parere, è una sola. C'è una confusione tra causa e conseguenza. Mi spiego meglio. Prendete un gruppo composto da un centinaio di uomini belli di successo e un altro gruppo di uomini che invece sono all'opposto, non particolarmente attraenti e reietti. Secondo voi, in quale dei due gruppi si troverà la maggior percentuale di uomini che hanno tendenze narcisistiche? Ovviamente nel primo gruppo. Io direi probabilmente più che ovviamente, però se mi puntassero una pistola alla testa e mi dicessero devi scegliere fra probabilmente e ovviamente e ne puoi scegliere solo una, o meglio, dove tende di più l'amo della bilancia, probabilmente direi che tende di più verso l'ovviamente. Sia perché il narcisismo richiede comunque una base di autostima, la quale si alimenta con il successo, sia perché la propensione a esporsi, l'avere un'alta considerazione di se stessi, il mettere la propria persona al centro di ogni cosa, l'avere smania di successo e di visibilità sono caratteristiche che facilitano il raggiungimento di obiettivi nella vita e quindi offrono maggiori probabilità di diventare dei vincenti. Le donne sono attratte dai vincenti, siano essi narcisisti oppure no. Un uomo vincente ma non narcisista attrae comunque. Un uomo narcisista ma perdente, no. Sì, condivido le sue considerazioni. Elliot Roger, ad esempio, era un narcisista da manuale. Su YouTube esibiva occhiali Gucci, abiti firmati e BMW. Si definiva gentiluomo supremo. Si lamentava di quanto fosse ingiusto che un ragazzo magnificente come lui non risultasse attraente. Nel suo ultimo video anticipò che finalmente il mondo avrebbe capito che in verità lui era un, tra virgolette, essere superiore e che, in confronto agli altri, finalmente sarebbe diventato come un dio. Eppure, questa sua personalità narcisistica, ultrapatologica, non gli permise mai di, insomma, avere successo con l'altro sesso, dove definiamo successo come almeno un incontro di tipo romantico. Talvolta il narcisismo può agire da effetto alone. Ecco, questo quindi è molto importante, segnatelo. Un uomo, tutto sommato mediocre, può risultare più attraente qualora esibisca tratti narcisistici, perché la donna inconsciamente associa questi tratti a uomini vincenti. Il dialogo interno al suo cervello dice qualcosa tipo: quest'uomo ha un'alta considerazione di sé, quindi deve avere un alto valore. Sì, in buona sostanza questo è un concetto che viene suggerito anche nel game. Io la prima volta mi sembra che lo sentii da Todd V, cioè la sua teoria era: se tu in buona sostanza appari come una persona estremamente sicura, questo verrà dalla ragazza percepito come una sorta di, definiamo, la preselezione, va, anche se il termine è impreciso, è di preselezione sociale. Per quale motivo? Perché se tu non fossi stato preselezionato non ti comporteresti così con le ragazze, perché altrimenti saresti abituato a ricevere dei pali.
e se non avessi riprova sociale non ti comporteresti così in generale con le persone, perché saresti stato bulleggiato, preso a pesci in faccia, eccetera, eccetera, e quindi il mondo ti avrebbe messo al tuo posto. E quindi è per questo che lui, per esempio, Todd V, in quelli che sono i suoi video, come tanti altri autori, a dire il vero, descrive l'approccio a freddo come un'opportunità molto particolare, no? Nel senso che ci dà la possibilità di reinventarci, nel senso che se noi, per esempio, rimorchiamo all'interno del nostro circolo sociale, questi sanno vita, opere, morte, miracoli, e quindi ogni nostro tentativo di modificare quelli che sono i nostri comportamenti verrà respinto in maniera abbastanza brutale, nella migliore delle ipotesi, con noi che riceviamo degli shit test. Mentre con persone come l'approccio a freddo, con donne in questo caso, che non hanno uno storico su di noi, è comunque più facile alterare quelli che sono i nostri comportamenti, tra virgolette, normali, o sarebbe meglio dire abituali, in quanto non c'è un pregiudizio da parte dell'altra persona, ok? Quindi questo è un concetto che sembra piacere sia ai red pillati, sia ai purple pillati, mettiamola così. Però penso che questo bonus sia generalmente sopravvalutato. Lui dice il fatto che uno che ha un'alta considerazione di sé deve avere un alto valore. Credo che gli uomini che possiedono la materia oscura abbiano effettivamente percentuali di successo maggiori, condivido, ma sempre con donne del loro medesimo valore di mercato. Condivido al netto del fatto che il red pillatore, da quello che mi sembra di capire, è quello che in inglese verrebbe definito un game denialist, cioè uno che nega qualsiasi tipo di efficacia nel game. Mentre nella mia esperienza, chiunque abbia fatto game per un lungo periodo e l'abbia fatto con successo, ovviamente, sa bene che ogni tanto si pescano le gemme dal mazzo, come le definisco. Lui dice, non esistono tratti di personalità in grado di farti competere ad armi pari con uomini che hanno un livello estetico e uno status socio-economico maggiore del tuo. Al massimo te la puoi giocare con i tuoi simili. Ecco, con questo io, al di là delle gemme che si possono pescare dal mazzo, sono assolutamente d'accordo. Sai anche probabilmente che io ho fatto un video con DiCaprio in copertina che se la ride e dice, quando dicono di essere i migliori del mondo, ma la rido, in buona sostanza, e condivido assolutamente questa teoria, no? Cioè, il concetto di fondo è questo: tu sentirai a molti gamers dire, ah beh, ma nel senso, se comunque persona X non può mostrare il macchinone o quello che è, insomma, quello che gli conferirebbe uno status maggiore, o comunque anche, per esempio, se è più bello di me, comunque nel momento in cui io, per esempio, mi trovo in una discoteca e lo ammoggo, vinco io. Ecco, queste persone, a mio modo di vedere, non capiscono che soffiare una ragazza, questo vale anche per me, ovviamente, in un locale a una persona che è più alta in SMB, non significa essere, come dire, più appetibili di questa persona sul mercato sessuale, o di poter avere all other things made equal, tutte le altre cose rese uguali, gli stessi risultati di questa persona sul mercato sessuale o sentimentale. Significa semplicemente che in quella circostanza il pickup artist della situazione sta facendo il circo. Cioè, cosa significa? Se io in determinate situazioni, per esempio, alzo quella che è la mia energia, oppure mi mostro in una maniera più sicura dell'altro o meno reattiva dell'altro, oppure ancora ho dei stratagemmi, definiamoli tecnici, va, per fregare la ragazza al nostro altro competitor, essendo che in buona sostanza molte più volte di lui mi sarò ritrovato in questa situazione, quindi ho studiato, insomma, delle strategie per uscirne vincente più volte che no, non significa che io sono diventato più attraente di quella persona, significa semplicemente che sto, diciamo, utilizzando una serie di espedienti per in quel momento tenere l'attenzione della ragazza. Ma attenzione e attrazione sono due cose molto differenti, ok? Tra l'altro, molto probabilmente a questo punto, domani,
farò un altro video relativamente a Corona e Seven, così espandiamo questo argomento. Seven era uno degli istruttori del Seven Impact, se tu non sapessi chi fosse. Comunque, spesso mostrare tratti narcisistici senza una solida base di valore è addirittura controproducente, rischia di trasformarti in una macchietta, vero? Infatti il grosso problema, perché si parla di tecniche come il cocky and funny o il vantarsi umilmente, perché il rischio è che se io non calibro certi comportamenti, poi in realtà cerco semplicemente di passare arrogante, oppure come uno insomma che fa la croce grossa ma che in realtà ha dentro un chihuahua ma che ha poca sostanza sotto. Comunque, lui qui dice in buona sostanza che doveva lui c'era questo basso, questo uomo di bassa statura e che era diventato grosso, ma che in realtà faceva le pose, ma lì per lì dicevano sì, bravo, bravo, ma poi veniva deriso. E quindi lui dice: il narcisista sfigato, combinazione improbabile, effettivamente, ma non impossibile, appare ancora più disadattato. Tra l'altro, cade a fagiolo. Il narcisista alla Fabrizio Corona viene riempito invece di complimenti, o comunque ha un sacco di successi. Troppe persone non capiscono che il sesso è una questione di equilibrio di poteri, vero, in questo io condivido quello che lui dice, ne ho parlato diverse volte, o meglio, di far percepire alla donna che noi ci troviamo in una posizione di potere rispetto alla sua. Le donne hanno così tanti riscontri positivi dalla massa degli uomini che finiscono per sopravvalutare enormemente il loro potere contrattuale, vero? Accade quindi che si facciano portare a letto da uomini che spesso sono, diciamo, maggiormente attraenti di loro, senza rendersi neppure conto dello squilibrio di valore. Magari perché lo stesso uomo, per oliare gli ingranaggi, lascia loro intendere che c'è una prospettiva di relazione. Sì, tra l'altro lo stesso David Bass in un altro video, ora non te lo mostro qui se non facciamo notte, dice appunto di come gli uomini mentano per entrare in relazione. L'avrebbero verificato proprio in uno studio, se non erro, ma magari ne parliamo in un altro video. Comunque, ciò accade prevalentemente quando l'uomo è di poco più superiore rispetto alla donna, mentre i strafighi, lasciamo perdere il voto che lui dà che non ci interessa, possono tranquillamente dire a una ragazza, insomma, più normale da un punto di vista attrattivo, che la vogliono solo per un'avventura. E a lei va benissimo così. E devo dire che io mi ritrovo in queste sue considerazioni, cioè La mia esperienza mi dice che effettivamente le considerazioni a cui il red pillatore giunge sono poste male, ripeto, devo condannare il modo in cui lui si pone verbalmente, però sono da un punto di vista di meccanica delle dinamiche intersessuali corrette. Quando poi il giorno dopo lui non le richiama, ecco che subentra la frustrazione, la sensazione di essere state ingannate, il senso di colpa per averla, insomma, per essere state a letto con lui così facilmente. Non essendo però capaci di fare autocritica ed essendo invece abituate ad essere sempre deresponsabilizzate di tutto, devono per forza di cose attribuire le cause dei loro fallimenti agli altri. Sì, condivido, questa è una teoria che condivido con lui, anche con Alexander Grace, un formatore che è molto interessante e di cui probabilmente più avanti cercherò di portare i concetti in Italia, in ogni caso, che comunque non sono niente di particolarmente nuovo, ma in ogni caso prosegue il redpillatore, cimentandosi in rocambolesche diagnosi psicologiche, concordo. Ecco quindi che l'uomo che non si vuole legare diventa, tra virgolette, un narcisista. Quando narcisista è solo un termine di comodo per definire colui che ha un valore superiore rispetto a loro. Disclaimer: quando parliamo di valore superiore non parliamo in termini di personali, ovviamente tutti hanno lo stesso valore in termini personali, ma in termini di attrattività sessuale. E
proprio per questa ragione non ha alcuna intenzione di investire emotivamente nel rapporto, ma è interessato solo a una cosa più fugace, insomma. Oppure un uomo che può anche decidere di dare inizio ad una relazione, ma solo a condizione di poter fare la parte del leone, sottomettendo psicologicamente la compagna e tenendosi aperte anche altre porte. Sì, anche questo può essere vero, assolutamente. Non necessariamente una regola, ma può essere un qualcosa che può accadere. Quindi il narcisista è solo colui che le sta trattando esattamente come loro trattano l'80% degli uomini, cioè da ripiego, da strumento al servizio dei loro interessi. Drizzate bene le antenne, ragazzi, quando la tipa che avete iniziato a frequentare piagnucola sul narcisismo degli uomini che ha avuto, avete con ogni probabilità di fronte a voi l'ex, insomma, avventura di qualche belloccio. Una donna che si è sempre scelta uomini con un valore, in termini, ripeto, di attrattività sessuale, non personale, troppo alto rispetto al suo. Poi, vabbè, lasciamo perdere la... l'ultima sua affermazione, però cerco di ammorbidirla, nel senso che non posso condonare assolutamente quello che lui dice, però effettivamente il problema è esattamente questo, ragazzi. Se voi vi impegnate, cerco di tradurre quelle che sono le sue parole in un linguaggio più rispettoso. Se voi vi trovate di fronte ad una donna che in buona sostanza si lamenta continuamente del fatto, o meglio si lamenta non continuamente, si lamenta del fatto che in passato è sempre stata, diciamo, usata dagli uomini, è molto probabile che in realtà a questo punto si è stancata di essere stata usata e quindi si è messa con voi, magari che non la usate, però vi vede esattamente per quello che siete, no? Cioè per un ripiego. E quindi in queste circostanze io non credo che sia una buona idea entrare in una relazione con questo tipo di donna, perché purtroppo è una donna che ha degli standard irrealistici relativamente a diciamo quelle che sono le sue possibilità di successo nel mercato del dating, e poi rischiate alla fine di essere voi quelli che ne fanno le spese a lungo termine, no? Nel senso che rischiate di venire scaricati in buona sostanza non appena questa trova qualcuno, diciamo, che la grada di più, e quindi indipendentemente da come voi vi siete comportati, in realtà avete esclusivamente perso del tempo, ok? Comunque, per concludere, cerchiamo un attimo di tirare le somme, perché qui abbiamo visto alcune cose che sono interessanti, ma interessanti per i nostri scopi, cioè come noi effettivamente ci dobbiamo comportare. Allora, tieni presente che tu molto probabilmente stai guardando questo video da un punto di vista matematico, non sei narcisista e non lo diventerai, ok? Abbiamo visto i numeri. Ciò nonostante, nel video con Jordan Peterson abbiamo imparato una cosa, che spesso le donne valutano l'uomo in base a come dire, parametri incompleti, ok? Tradotto in altre parole, possono cadere in errore relativamente a quella che è la loro valutazione, ed è per questo che correttamente lui, il redpillatore, parla di effetto alone, cioè l'effetto alone non descrive veramente chi noi siamo, ma come veniamo percepiti, ok? E quindi, tornando un attimo all'articolo, le donne sembrerebbero, o alcune donne quantomeno sembrerebbero essere più attratte da persone sicure di sé, carismatiche, seducenti. Questo significa che, in buona sostanza, se noi assumiamo comportamenti di questo tipo, abbiamo una maggiore probabilità, e questi sono comportamenti che si possono imparare, di impattare in maniera positiva su un numero superiore di donne rispetto a, come dire, quante non impatteremmo normalmente. Quindi il narcisismo fine a se stesso, soprattutto se noi non siamo dei Chad, come si direbbe oggi, non serve a molto, nel senso che se noi abbiamo
se noi abbiamo semplicemente questo senso di grandiosità che però è spropositato rispetto alla realtà, e quindi se siamo semplicemente dissociati dalla realtà, ma per dirla con le parole di David Bass, pensiamo di essere attraenti, ma non lo siamo, e finisce qui. Certo, magari faremo un po' di più di quello insicuro, ma non è lì che sta veramente il grasso che cola. Il grasso che cola sta per l'appunto nel non solo imparare cosa fare, ma anche nell'imparare come deliberarlo. Cioè, per esempio, giustamente Tom Torero diceva: carisma è uguale a potere più calore. Quindi nel momento in cui tu inizi a imparare non solo diciamo la parte strettamente azionabile della seduzione, ma anche quella che è la corretta delivery, in realtà piacerai di più, sarai percepito come più competente e quindi massimizzerai nei limiti di quello che è possibile. Io in questo ritengo che il red depilatore non sia corretto, ma in parte corretto, quelli che sono i risultati che puoi ottenere, che hanno ovviamente un limite.